Ora fare impresa è anche online. Digita fareimpresa.info. Non poteva esserci momento migliore per ricordare l'onorificenza ricevuta dalla città di Vicenza con la concessione della Croix de Guerre per presentare il nuovo libro sulla Grande Guerra che incontra storie francesi e vicentine. Nel 1921 Vicenza venne definita dai francesi valorosa città, particolarmente cara al loro cuore grazie all'accoglienza riservata dalla popolazione alle truppe durante il conflitto. E così Confartigianato Vicenza e Fondazione Monte di Pietà, con il patrocinio dell'amministrazione provinciale, promotori, come ricordato dal presidente degli artigiani Bonomo, di un'operazione di salvaguardia della memoria, hanno presentato al pubblico il quinto capitolo della loro collana sulla Grande Guerra, in occasione del 90° anniversario del conferimento della Croix de Guerre al capoluogo berico. L'evento, non a caso, è stato ospitato nella sede municipale di Vicenza. Il libro si intitola Soldati di Francia a difesa della terra vicentina e ce lo presenta Mauro Passarin, coautore assieme a Paolo Pozzato del volume. Narra le vicende della la presenza dei francesi sugli altipiani vicentini durante il primo conflitto mondiale. Una presenza importante perché subito dopo Caporetto i francesi, i nostri alleati nel conflitto, arrivano con 6 divisioni e tranne un paio di episodi sul Monte Tomba alla fine del dicembre del 17, poi l'offensiva finale a Vittorio Veneto, combattono solo ed esclusivamente sulla fronte vicentina. Quindi è una presenza importante, ed è una presenza importante per la città di Vicenza, che è riconosciuta 3 anni dopo la fine del conflitto, riconosciuta dal Ministero della Guerra francese con l'onorificenza, una delle più alte onorificenze francesi, che è la Croix de Guerre. Esperienze individuali e private trovano voce grazie a questa collana che, per raccontare i fatti, tralascia la documentazione ufficiale in favore di racconti e di ricordi personali di chi la guerra l'ha vissuta in prima persona, oltre che in prima linea. E come testimonia Mario Nicoli, di materiale su cui lavorare ce n'è ancora molto. Materiale ne abbiamo trovato tantissimo, di inedito. E pertanto questo ci consente di poter proseguire nella nostra collana fino al centenario, come ci siamo posti come obiettivo, fino a concludere col centenario dell'entrata in guerra dell'Italia, cioè fino al 1915.